Radio Sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, 9 Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Le ultime news sull'Alessandria Calcio arrivano dall'infermeria e dal calciomercato. La brutta notizia sta nella lesione al polpaccio sinistro di Cazzola, che si era procurato in occasione del derby con il Cuneo e che è stata confermata anche dagli ultimi accertamenti clinici. Sul sito ufficiale dell'Alessandria Calcio si legge che a seguito dell'ecografia effettuata a Riccardo Cazzola si è potuto evidenziare una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro con interruzione delle fibre muscolari. I tempi di recupero stimati sono indicati in 45 giorni. Cazzola non ci sarà quindi per l'amichevole di venerdì al Moccagatta con il Feral Pisalò, salterà anche la partita del 21 gennaio sempre al Moccagatta contro il Po Piacenza, che è poi la terza giornata del girone di ritorno, e poi salterà ancora le successive fino a metà febbraio. La mancanza di Cazzola costringerà molto probabilmente mister Marcolini a puntare da subito sul nuovo acquisto dal Chievo, il centrocampista Emanuele Gatto. Intanto continua la campagna acquisti dell'Alessandria Calcio, che adesso cerca un attaccante ed un difensore. È stato confermato dal direttore sportivo Cerri l'interesse per Stefan Djordjevic, terzino del Catania, inoltre per Federico Giraudo, di 19 anni, forza al Torino. In attacco è confermato l'interesse per Pacilli del Lecce. Sul fronte cessione, il giocatore grigio più richiesto sul mercato è Casasola, difensore sudamericano che interessa anche in categorie superiori e all'estero, in Spagna e negli Stati Uniti. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, 9 Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. In collaborazione con... Ascolta le tue emozioni. Radio City. Ascolta le tue emozioni. Radio City.